Bella ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovissimo video di Hogwarts Legacy. Ci troviamo all'interno della foresta proibita e girovagando in questa zona ho scoperto per puro caso un'arena di combattimento. Ho dovuto far fuori prima un po' di cattivi, però raga, mi sono accorto di una cosetta. Non so se questo sia un contenuto esclusivo per la Deluxe Edition, quindi non lo so, fatemi sapere voi qua sotto tra i commenti, perché mi sono imbattuto in questa zona e ho dovuto rompere ben 10 vasi per sbloccare questa porta, che è proprio questa qui. Praticamente ci dà accesso ad un'arena di combattimento e testare le arti oscure ancora prima di averle sbloccate. Ed è fighissimo, anche perché ragazzi, in questo momento sono livello 14. Non sto andando avanti con la storyline perché voglio portarla solamente tramite le live qui su YouTube, quindi sono un po' bloccato, ma comunque sia le missioni secondarie, i combattimenti all'interno della foresta proibita e quant'altro li faccio ben volentieri. Adesso è come se avessi trovato un qualcosa che fa davvero al caso mio. Io direi di non perdere altro tempo e di testare subito questa arena di combattimento. Preparatevi raga, perché secondo me non siete pronti. Sì, saranno ben 5 ondate da affrontare. Saremo da soli, assieme ad un sacco, anzi contro un sacco di nemici. Il primo round è molto semplice, direi di affrontarlo senza incantesimi e lanciando, scagliando solamente cose addosso a loro. Infatti guardate, riusciamo a doggiare anche i vari hit. In realtà no, ma alcune volte sì. È troppo divertente, dai. Troppo bello. Prendi questo. C'è qualcos'altro da lanciarti? Aspettate. Ok, ondata completata. Ma attenzione, attenzione, perché che cosa accade? Qui abbiamo i nostri 3 incantesimi non ancora sbloccati, ma che possiamo tranquillamente utilizzare e testare all'interno di questa arena di combattimento. Stiamo parlando di Avada Kedavra. Chi non conosce, raga, chi non conosce tutto ciò? Uccide all'istante i nemici, quindi scagliatela magari al più forte che vedete all'interno di questa arena, dopo ci arriveremo. Crucio, efficace sulla maggior parte dei nemici, infligge un dolore atroce e provoca danni nel tempo, quindi sì, è bellissimo raga, ed è davvero utilissimo. La vittima inoltre viene colpita da una maledizione che le causa danni aggiuntivi, e questa ragazzi miei è l'ultima Imperio, è meravigliosa. Questa è davvero bella, la apprezzo davvero tanto, perché ogni volta che scagliamo questo incantesimo contro qualcuno diventa praticamente nostro compagno di squadra e quindi si schiera dalla nostra parte. Non perdiamo altro tempo e andiamo. Allora, consideriamo anche il fatto che io non abbia nessuna pozza, quindi sarà una partita parecchio piena di dodging. Sì. Però voglio farvela vedere, ragazzi. Voglio farvela vedere, quindi si va! L'ho scagliata. Non ho resistito, mi dovete perdonare, ma non ce la faccio. Tu prendi questo. Ok. Aia, che forte mi ha tirato lui. E tu prendi questo. Vai così. Abbiamo altre cose da lanciare? E lo si prende Imperio dalla mia parte. Non lo pigliamo quindi. Ok. Manca Luca, ma vabbè. Aveva l'Imperio addosso, però non fa nulla. Ragazzi, sto expando un casino senza andare avanti nella storyline con tutte queste arene di combattimento, perché mi divertono. Oddio, volevo un po' di exp. Chi sarà il primo ad andare via? Non ne ho idea, ma comunque sia. Ok. Tu con me? Come desideri, fantastico. Abbiamo un po' di cose da lanciare. Adesso... No, aspetta. Doggiamo. Confringo. Imbecille! Ti ammazzo! Expulso! Aspettate che non c'ho. Ok. Confringo! Dai! Smettila! Stai dando fastidio! Vola! Tu con me! Protego! Sapete che non sto utilizzando per nulla Protego?
Ti comprendo. Meno male. Ai 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 ai. Confringo. Let's go, siamo ancora full vita, attenzione. Magia antica con me. Benissimo. Con me. Volevo l'altro, ma comunque sia. Oh, ci siamo beccati quasi insieme, Non parlo. Okay. Ai 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 ai. Venire qui è stata una pessima idea. Meno male, raga, ne ho due, Bello, levi, fratello mio. Un altro ce lo mettiamo con noi? Ok. Come potete ben notare, ancora devo affinare le mie tecniche di combattimento, però dai. È accettabile. Okay. Dai, la stiamo tirando troppo per le lunghe. Sto caricando Avada Kedavra per il terzo match, quindi la terza wave. Ok. L'ultimo, 14 su 14. Dovremmo avere i mega troll adesso, vediamo. Non ne son sicuro, non ne son sicuro. Oddio, la quarta ondata. Credevo di essere alla terza. Ecco, questi sono tosti, quindi tiriamo subito una Avada Kedavra. Anche se avevo la X lì, dannazione, avevo la magia antica. Ma vabbè, questo è stato davvero bello. Doggiamo. Non so se qui un Protego ci sarebbe, ma non lo so, raga. È Imperio cosa? Imperio no. Vabbè, sì, non può far nulla, raga. Non si può schierare contro di noi, quindi subisce e basta. Sta lì a guardare. Fantastico. Vabbè, facciamo combo, dai, facciamo combo. Confringo. Vai, 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 vai. È inerme, raga. Potrei bloccarlo nuovamente. Fatemi vedere, ma questa è più qua a terra. È Exp? È Exp, sì. Teoricamente. Confringo. Sa che lo final kill con una Avada Kedavra se si carica, raga, dai. Quasi caricato. Vediamo, voglio testare, raga. Vediamo un Protego. No. Ok. Assolutamente no. Ciao bello. Ondata completata. Un problema in meno di cui occuparsi. Adesso un problemone. Ondata finale. Sì, vabbè, tutto carico. Bene, bene, bene. Il primo. Ragazzi, vado spedito. Avrebbe dato tanto fastidio qui, della magia. Quindi me lo son tolto. Lui con me. Benissimo. Picchiamo davvero tanto. Picchiamo davvero tanto. Attenzione. Raga, è troppo figo. Magia antica, vai, let's go. Ma è una gallina? Confringo. Non credo proprio. Meraviglioso. Bel tentativo. Ok, un altro fatto. Dai, ne manca un po', Confringo. Ok. Dai, aiutami un pochettino, please. Confringo. Ai 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 ai. Devo stare attento alla vita, ragazzi, potremmo fallire, potremmo fare un mega fail. Sarà l'altro. Ma com'è prevedibile? Mi prende per il giro. Adesso mi fa arrabbiare. Ah, no, 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 no. Quelli, raga, possiamo colpirli solamente prima con un incantesimo di fuoco. Quindi non va bene. Ma cosa pietre? Vai via. Sai che è scomparso anche il suo mob che ha evocato. Confringo. Facile da spiegare. Non ci stiamo. Sì, raga, sto morendo. Mamma mia, meno
male, scusate. Ok. Confringo. Combatta ancora prima che inverno. Fa piacere, però sei con me adesso. Ok. Va bene. Via, 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 via. Ma raga, ma continuano a spawnare sti nabbetti. 13, 14. Oh, brevidino. Brevidino. Ok, l'ultimo, raga. L'ultimo. Aspettate. La faccio ricaricare. No, no, no. Mio Dio. Mi ha fatto prendere la paura, raga. Volevo far ricaricare la vada kedavra, dannazione. Ragazzi, è davvero entusiasmante. Tra l'altro, come avete potuto notare, io continuo ad expare e livellare anche senza andare avanti con la storyland, quindi è un bene, se vogliamo vederla così. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete già testato questa arena di combattimento, che sicuramente ce ne saranno tante tante altre nelle Highlands. Questa, purtroppo, vi parlo da inesperto, è la prima che ho trovato tramite la foresta proibita. Addentrandomi, cercando, killando di qua e di là, è stata una scoperta davvero magnifica. Noi ci becchiamo in un prossimo video, sperando che questo sia stato di vostro gradimento. A prestissimo, un saluto da Martex, e come al solito un bel...